Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Quindi cosa succede? L'amministratore comunica ai condomini quando si terrà l'assemblea con largo anticipo. Parliamo di assemblea ordinaria, non assemblea straordinaria. È la prima puntata in cui veramente cadrò durante la puntata, però la registro, così poi aumentiamo l'audience, no, la taglio. Oggi rubrica social e di marketing per parlare di un tema di cui con gli affiori di Condocasa parlavamo tanto tempo fa, che se è raccontato fa l'effetto, sì vabbè, tanto dai, passiamo alla prossima e non rompere con queste idee, mentre se è applicato darà l'idea di un qualcosa che io non ho ancora visto, ma mi hanno detto che quando arrivo l'effetto è wow. O almeno Federica è andata prima di me, perché col passeggino sono rimasto sopra e ha detto: non ti racconto cosa c'è perché l'effetto è wow. E l'effetto secondo me è wow anche di quanto ti sto per raccontare. Sei un condoministratore? Bene, e se sei un condoministratore ti devi differenziare, ma per poterci differenziare i temi sono tanti, ne parliamo in questa rubrica una volta al mese. Ci dobbiamo mettere sempre e comunque per poter dire questa cosa va bene o non va bene, scusami se non guardo in camera, ma altrimenti mi, come si dice in dialetto romano, mi perruppo. Che scenari. Gesto, questo è il gesto. È presente a scuola il gesto? Ecco, questo è il gesto. Ah, siamo arrivati. Wow, mamma che freddo. C'è un vento freddo, ci sono 30 gradi all'ombra, ma da queste fessure c'è un vento freddo. Qual è il concetto? Come condomino, una delle cose che andrei a raccontare in giro, qual è? Che durante una pizza con amici si può raccontare l'amministratore che chiaramente è chiusa condomani, ma questo lo sappiamo già. Ma un'altra cosa è, guarda, su condomani ci ha comunicato la data della prossima assemblea. E vabbè, è normale, voi dite. Ma sì, ok, ma quando? No, di anno in anno lo sappiamo. Faccio un esempio. Nel nostro condominio Girasole, l'assemblea ordinaria viene tenuta il primo lunedì del mese di marzo alle ore 18 in quella sala. Wow! Tu dici, a me che mi interessa? È una cosa da raccontare. Ma un amministratore che è così, cosa trasmette? Trasmette sostanzialmente senso di organizzazione. Sto salendo, quanto ho fatto prima in discesa lo sto facendo in salita. Perché viceversa, quando finisce di gestire la contabilità, quando ha tempo, fa l'assemblea. Sapere già dall'anno prima che io gestirò tutto quanto la contabilità, effettivamente un condomani può gestirsi settimanalmente, giornalmente, mensilmente, dipende da quando vuoi, ma sicuramente mediamente settimanalmente. Non è un problema stabilire la data. Tu dici, ma non so quando arrivano le ultime bollette. Non è vero, perché di anno in anno questo lo sai più o meno con che cadenza arrivano. Se l'esercizio termina il 31 dicembre, alcuni amministratori fanno l'assemblea anche subito a gennaio, ad esempio il nostro caro amico Massimo, ma questo non significa dover fare l'assemblea subito a gennaio, puoi anche programmarla per marzo, è un esempio questo, tu sai già quando arriveranno determinati conteggi, fai l'assemblea e vai a trasmettere organizzazione dello studio e soprattutto i condomini sanno già quando c'è l'assemblea, alcuni condomini quel giorno andranno in vacanza, altri condomini comunque se lo vorranno segnare, questo non significa che se io do l'assemblea con un anno di anticipo, dopodiché i condomini devono essere tutti presenti, è quel senso di organizzazione che trasmettiamo. Senza che arriva, sì, vabbè, ci sarà l'assemblea, io voglio partecipare perché c'è un punto importante, ma non so come organizzarmi, vabbè, comunque do la delega. Non è una cosa forse importantissima, però per alcuni condomini risulta di interesse. Tu lo dici, è chiaro che poi gestisci tanti edifici, normale, avrai degli imprevisti, normale, oppure deciderai quella settimana ci sta una cosa particolare, vuoi andare in vacanza con la famiglia, va bene, sposti l'assemblea. Però hai 20 condomini, 50 condomini, inizi a preventivare quando sono le assemblee, anche perché viceversa non te lo puoi permettere di gestire tutti questi edifici senza poter essere organizzato. A questo punto, se tu nel tuo calendario sai già che in quei giorni devi fare l'assemblea, inserisci già quali sono gli edifici e comunicalo già, precisando che è una data temporanea, che non è la convocazione ufficiale, che potrebbe essere cambiata poi la data. Poi su condomani inserisci anche quali sono i punti all'ordine del giorno di volta in volta. Arriva la convocazione direttamente con un PDF in cui c'è giorno, luogo e punti all'ordine del giorno senza che la gente ne sappia quasi nulla. Ok, si parla di questo. No, tu durante l'anno dici questi saranno i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, mediamente sono gli stessi e poi pian piano ci sono degli argomenti che arrivano nella parte social, li aggiungi. Certo, se sono argomenti di assemblea straordinaria, tale per cui devono essere tenuti subito, va bene. Per quanto riguarda quelli di assemblea ordinaria, li inizi a inserire e comunichi già, quindi giorno, ora e argomenti. Poi sugli argomenti faremo un'altra puntata per dire come gestirli preventivamente su condomani. Però, pensa, ripeto, è molto semplice. Da condomino, sapere che l'amministratore è talmente organizzato, tale per cui mi dice già quando sarà l'assemblea. Come condomini non ce ne frega nulla, non fa nulla, ma i condomini sono tanti. E quindi come amministratore faremo breccia su qualche condomino in più e soprattutto, ripeto, è anche una nostra organizzazione interna per non rimandare le cose.
Ricordo un'altra amica di cui non cito il nome in questo caso, in cui mi disse: sì, Anto, se mo facciamo queste assemblee in anticipo e diventiamo schiavi dei condomini. Addirittura allora avevo anche proposto di far scegliere con un'opzione magari due date. E invece no, è organizzazione, è trasmissione di organizzazione, è comunicazione di organizzazione dello studio. E quindi mettere nella mente dei condomini che siamo organizzati, ovviamente se lo siamo realmente, perché sennò diamo la data e poi non ci presentiamo, o comunque la rimandiamo sempre, non è il caso. Qualcuno potrebbe dire: ma è controproducente se poi comunque la vado a rimandare. Sì, è chiaro, perché la prima volta su magari 50 edifici, per un edificio la vai a rimandare, e quei condomini di quell'edificio effettivamente dicono: sì, me l'aveva detto qual era, e poi l'ha rimandata, che è servito a fare? Giustifichi, non è un problema, lo dici già dall'inizio quando ti presenti, cioè, può capitare, potrebbe capitare nel vostro, viceversa comunque sarete avvisati settimane prima, no? Normalmente, come quando vi arriva la comunicazione di assemblea. Come parola chiave, grotta. Con il Condo Podcast è tutto. Un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo Presto. Ecco, mezzo caduto e ho le Yule, quindi ci può stare, dai.